Thank you a tutti e a tutte, sono molto felice di essere qui con voi per iniziare nuovamente il nuovo mese dell'editore Editrial e per questo febbraio ci farà compagnia editore Fuorilinea. Fuorilinea è una casa editrice che nasce nel 2009 con l'obiettivo di esplorare mondi lontani e già ci riscalda il cuore. Eh, cosa significa es mh, esplorare mondi lontani? Significa scoprire e riscoprire poeti, scrittori, romanzieri, saggisti eh, che sono rimasti magari un po' trascurati o un po' di nicchia. E iniziamo oggi con lo scrittore e poeta Massimo Pedroni, che ancora non vedo ma mi sta raggiungendo. Buongiorno, buonasera. Intanto... Buonasera Massimo, buonasera. buonasera. una piccola introduzione. Massimo Pedroni ha pubblicato tre romanzi, eh, tutti e tre di carattere più autobiografico, possiamo dirlo, sì? Beh, il terzo sì, i primi due no. Allora, sono Ferdinand, La sfacciataggine dei sogni e Alla salute. E un quarto che è Dichiarazione di morte presunta, che è uscito dopo. Che è uscito poi, ok, certo. quindi sono... Qual è il più autobiografico, Massimo? È alla e... salute. È alla salute perché parla delle dinamiche di un problema personale che ho avuto e che ho ritenuto opportuno te rende, farne testimonianza per rendermi utile anche a chi vive la mia stessa condizione. Ho capito. Eh, le poesie di Massimo Pedroni sono state pubblicate anche da Newton Compton all'interno della raccolta eh, Poesie per Anime Gemelle. E sono pubblicate sull'Enciclopedia della Poesia promossa dalla Fondazione Mario Luzzi. Insomma, Massimo, abbiamo davvero oggi con noi un poeta a tutto tondo e io ne sono molto felice. Uh, facevamo giusto mh, due chiacchiere prima di, di entrare in diretta, e, e la, domanda, la domanda che viene spontanea è perché si scrive poesia? Beh, dunque, si scrive poesia perché tutti gli altri sistemi, i linguaggi di espressione non, non hanno al loro interno quello che si può avere quando uno riesce a raggiungerlo, la poesia. Io parlo del cinema, del teatro, della letteratura. La poesia è fatta per, per cercare di percorrere quei territori così comuni, così vicini a noi, ma così... Sconnessi, così difficili da individuare, che ci rasentano la nostra esistenza, ma che ci sfuggono e non c'è possibilità di codificarli. La poesia, infatti, non è da capire, ma è da sentire e quindi avvertire nell'aria le varie sensazioni, emozioni e renderle in qualche modo trasmissibili, traducibili e dicibili, ed è molto più difficile che non in altri in altre gambe di possibilità espressiva. Poesia è... È cioè solo un linguaggio adeguato, Ecco, che bisogna trovare, esatto. alimentare e allineare sempre giorno dopo giorno. E mi chiedevo, leggevo, leggevo alcune, alcune sue poesie di, di Viola, eh, di cui adesso andiamo a parlare, um, questa, questa raccolta di poesie che ha un sottotitolo che... Ho amato moltissimo sì. eh, e che già dice dice molto di quello che eh, ci possiamo aspettare. Una, una piccola cosa dall'introduzione che scrive Renato Minore: un diario in versi è viola, che si distende e si incontrae in piena libertà metrica, cerca la sua forma e la sua disciplina nel fluire fin troppo diretto nella sua ricerca di autenticità, fino a rendere la lingua della poesia una sorta di invisibile filo di ferro che riorganizza intorno a sé pensieri, passioni ed emozioni. Ho trovato questa, questa, questa quest osservazione di Renato Minore estremamente puntuale perché in nessun altro luogo come nella poesia è necessario utilizzare le regole per poi liberarsene completamente. È necessario rimanere all'interno di una gabbia per poterne uscire, o perlomeno questa è sempre stata la mia visione. Non so se è anche la sua, Massimo. Sì, eh, sì, sì penso anch'io così perché eh, il, la poesia è lo, lo spazio di libertà massima però che eh, deve essere fondata, zavorrata su qualcosa di solido, di concreto, che sono, sono forti immagini, forti visioni, forti passioni e grande, grande ricerca del linguaggio. Perché è quello è That... il chiavistello, è l'apriti sesamo dei significati e delle emozioni da trasportare, a, da proporre a chi ti legge e anche l'utilizzo comunque della metrica, l'utilizzo di quello che è la forma della poesia che serve che certo. dal cui però ci si può liberare, ma ce A ne sì. si può liberare solo e soltanto una volta che lo si padroneggia perfettamente. Certo, certo. Certo. Massimo Viola. Viola che che sottotitola, voglio essere precisa, non è una donna, ma ce la posso fare? Scusate, sto... non, ho, non ho il libro fisicamente con me, quindi sto Beh. guardando sul computer. Viola, eh. non è una donna, ma il colore della mia moleschina. Sì, esatto. E questo... Massimo... Sì. Questo, questo titolo, questo sottotitolo, è venuto parlando con Franco Esposito di Fuori che mi dice, beh, ma viola chi cos'è? Perché io avevo detto inizialmente viola, perché in quel periodo scrivevo le poesie su moreschi di svariati colori, quindi volevo fare quello viola, quello rosso, quello arancione. E allora dice, ma chi è questo viola? E io ho detto, no, ma non è una donna, tanto per cominciare, ma è quindi è venuto fuori questo titolo. Così siamo fatti di tempo, sabbia e farina, che tutto trasecola di setaccio in setaccio ha è... voglia di commentarlo con noi sì, penso che proprio il problema di tutti sia quello di come gestire affrontare e consumare il tempo e quella sabbia e quella farina che ci scorre tra le mani che è costantemente no? e che è inafferrabile che non riusciamo a, a farci una ragione e questo è un po' il punto, il punto centrale de, della vicenda esistenziale di ognuno di noi Cosa succede ad un certo momento, torno sempre qui, nella, sempre un po' nell'introduzione, nell che ci, ci dà un po' una guida a questo volume. Cosa succede a, a Massimo Pedroni ad un certo punto? Cosa accade anche nella poesia di Massimo Pedroni? Beh, innanzitutto, io eh, non mai avrei pensato di scrivere poesie fino ai 40 anni così, ma io mi intervengo da tutta un'altra formazione culturale, ho fatto teatro, ho fatto l'attore, ho fondato una compagnia, ho fatto tutt'altro, insomma, cioè la poesia proprio era l'ultimo orizzonte che mi sarei mai aspettato nella mia vita, proprio è stata una sorpresa assoluta, ma eh, la poesia è nata eh, attorno, accompagnato dei problemi fisici, di patolo una patologia da quale sono stato colpito, e per scorgata la poesia così. Una osservazione più attenta è possibile? Si è scaturito sì. come un'altra come un chiave di lettura? Assolutamente. Che fino a quel sì. momento magari non era, non era particolarmente vivace perché erano vivaci altre, altre, altre certo, dinamiche, è altre naturalmente... Uno è distratto da tante altre cose, diciamo più superficiali, eh, e quindi non, non prestavi attenzione a quello che ti dà la dimensione dell'attenzione che hai di una parola, di un tono di voce, di qualsiasi piccola cosa che per, per, per cui tu sei ormai avvertito, molto attento, molto... molto vuoi vedere capire capire tutto quello che non hai capito ecco ci provi almeno io vedo um, un'altra osservazione un incremento di materiale emotivo sì. che Beh. è in effetti un po quello che succede quando da una vediamo da da, da un da una disavventura si ricava comunque qualche cosa che rimane con sé. Sì. Può essere una disavventura, appunto, dal punto di vista della salute, può essere una disavventura di cuore, può essere una disavventura di qualunque altro genere. Che però costringe a fermarsi e a guardarsi, a guardare dentro di sé, ma a guardare anche fuori e ad osservare. E quindi a volte, magari, non so, forse si nasce la poesia da da una conversazione orecchiata, dall'osservazione da delle da dinamiche fra due persone. Sì, nasce dalle cose più bizzarre, più inaspettate, anche le cose minime, eh, cioè, anche da, da, da quelle cose che ti sfuggono, no? per tanto tempo non gli hai dato attenzione, ma che magari risaltano in un contesto... Evocativo, bisogna trovare uno schema evocativo per quella cosa, ogni parola, ogni, ogni piccolo oggetto. Una chiave è sempre una chiave di casa, ma non è solo la chiave di casa. La chiave ha un valore evocativo fortissimo, per dirne una, no? Dico. e quindi anche altri oggetti. Ecco, verrebbe quasi da, da pensare al poeta come a un, a un osservatore di sentimenti. Beh, anche sì, sicuramente sì. Ma eh, non è solo questo, secondo me il poeta è quello che cerca di eh, inseguire il mistero, il grande mistero, quello del quale siamo avviluppati tutti, e cerca di, di, di dannarlo come eh, i quadri di Burri, no? Cerca di fare un taglio sulla realtà e tirare fuori questa, questa cosa. E cercare di, di vedere l'ignoto il mistero ecco cercare di vedere uno spiraglio di qualcosa che forse ci si avvicina in un istante no in qualche cosa azzeccata in qualche verso che arriva al cuore di chi ti legge che crea una scossa e è, è la sc ecco infatti volevo volevo proprio arrivare lì parliamo della scossa è interessante come definizione Beh, eh, abbiamo massima... accennato al fatto che eh, la poesia non si improvvisa, no. Tutti abbiamo scritto almeno una poesia nella nostra vita, io ritengo, tutti quanti, soprattutto da, da, da giovani, l'età adolescenziale è l'età che spinge ai versi per, per eccellenza. Um, eh. Infatti, quello... in non ci si improvvisa, no. Ma infatti, quello è la cosa che mi hanno fatto notare in un libro, l'altro libro che era per scommessa. Ehm... Vittorio Castelnuovo che ha fatto la, così la prefazione mi, mi, ha, parlando, mi ha fatto notare e dice ma guarda che tu sei in controtendenza perché io ho cominciato a scrivere poesie sui 40 anni no? mai, scritto, mai pensato di scriverle prima e invece la poesia è tipica adolescenziale giovanile che poi si abbandona no? per altri libri e invece io sono arrivato proprio in controtempo massimo diciamo ma forse è arrivato con una, con una maturità diversa, con un approccio diverso, tant'è che ehm, le, poesie, eh, le poesie di Massimo Pedroni eh, sono, 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 sono forti, sono immediate e lasciano echi, lasciano lunghe lasciano, lasciano lunghe ecco. Io se, se se non si suicidano quelli che ci se il nostro pubblico non ci suicida eh, non, non, si, non si suicida in questo momento solo la mia lettura eh, è molto breve ma io vorrei eh, leggere una delle poesie contenute in viola che peraltro adesso chiedo a massimo eh, non sono titolate o meglio no. no non sono titolate quindi ci riferiamo ehm, con la data o ci riferiamo al primo verso. Cosa preferisce? Uguale uguale. Mi sposto con un amore smunto a carico e un paio di figli pendenti. L'uomo dal conto in banca ben tornito non riusciva ad accarezzare l'arcobaleno. L'aveva provate tutte, anche usando il guanto della ricchezza. La grata delle sbarre della galera della sua vita erano fitte e strette, solidamente arrugginite, sapeva e quindi poteva usare 500 parole, non una di più, una parola per sbarra. Per questo il suo cuore non poteva essere arso dalla malinconia. La moglie si chiamava Pina. Massimo, eh, cosa dire? Lei sa che appunto da quando, quando l'ho ricevuta io qui mi sono, mi sono, mi sono fermata perché eh, questi versi sono, appunto, mi, mi, stanno, mi stanno inseguendo. Perché ogni volta che leggo trovo nuove immagini e nuove suggestioni. Eh, Massimo, si racconta come è nata proprio 6 agosto 2015? Beh, questo qui adesso veramente non ricordo perché. C'è questa cosa bizzarra che io praticamente ho quasi un, un ritmo di una poesia ogni due o tre giorni, ne scrivo moltissime e, e sono tutte quante frutto di elaborazioni e se poi si maturano durante questi tre o quattro giorni e poi quindi de, que, questa cosa però che mi ha colpito era proprio il fatto che non si, che non si riesce ad accarezzare l'arcobaleno e che eh, le parole che uno ha a disposizione... Ognuna è una sbarra della propria galera e allora devi per avere una galera grande devi arricchirti di parole, ecco, e riesci ad avere uno spazio più grande, per, non dico uno spazio di fuga, ma insomma più, più, più agevole, ecco. Uno spazio di fuga. Sì. È il mistero la fuga, no? Sì, certo. Sì. Guardavo Donaldavo, se ci sono commenti, ma non, non, ne, non riesco a vederne. Poi magari forse riusciamo a vederli poi, poi a schermo. Se prima. Eh, anche ogni tanto vedo qualcosa apparire e sì, poi sì, mi, sì. Mi, mi, mi scompare. Vado, eh, io sono qua su, di, divisa su, su tre tecnologie diverse. E certo, Non sto ottenendo il meglio da nessuna delle tre, ma non importa, ce ne facciamo una ragione. Ehm. Um, Un'altra cosa, Massimo, sempre, sempre riferendoci un po' a, a quello che si, che si diceva, eh, il fatto che appunto si sentano tutti liberi di scrivere poesia, ancora più liberi di quanto si sentano di scrivere, per carità, scrivete, scrivete, va benissimo, va benissimo. Ci mancherebbe. E è vero, la poesia è un momento immediato, ti consente di. Um, di, trova, di, 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 rive, di vedere il tuo, il tuo stato d'animo, ecco, di leggerlo, di trovartelo di fronte. Ma cosa, che consigli dà invece un poeta come Massimo Pedroni a chi davvero vuole, vorrebbe indirizzarsi sulla strada della poesia mantenendo una qualità importante? Beh, la prima cosa credo sia quella di liberarsi. Dalla, dalle cose più facili no? che vuol dire volgere lo sguardo a dati biografici magari di cose sentimentali di cose di questo genere c'è una grande lezione che ho imparato facendo teatro che quella il mio maestro mi diceva leggi questa battuta e tu leggevi la battuta ecco questa sicuramente non la direi così nel senso che la prima battuta come la dici la prima volta e sicuramente non è quella giusta perché non è maturata e questo valuta, vale anche per il poeta che quindi deve pensarci bene e sapere poi inseguire il suo mistero inseguire il suo ignoto la sua minaccia che subisce e questa è la prima cosa e quindi avere un senso profondo del perché fare poesia cioè non è una cosa di decorativismo di così di, 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 di compiacimento è tutt'altro, è una cosa veramente profonda, è capire, sapere e rendersi conto che la poesia va su territori dove non arrivano altre discipline artistiche, come quelle visive, come il cinema, come... come queste cose qui, come il teatro stesso. A mio avviso, eh. Sì, stavo riflettendo, su, che in effetti, stavo riflettendo sul fatto che no, una delle caratteristiche essenziali della poesia di Pedroni è l'ironia, come sì. se il poeta non si prendesse troppo sul serio. Non, eh, sto leggendo ad alta voce un commento che è apparso, non riesco, mi perdoni chi ha scritto il commento, ma io leggo Facebook User, per cui se poi si sì. vuole... Eh, si vuole rivelare molto volentieri, lo annunciamo. Commentiamolo Pedroni: l'ironia, il poeta che non si prende sul serio. È perché il mistero è, è talmente grande che come fai a prenderti troppo sul serio? È una cosa che ci sovrasta, è talmente immenso, talmente impalpabile, talmente che ne puoi cogliere uno sprazzo, un, un pertugio, ripeto appunto, uno, una, una tela di burri. Eh, questo è questo, è. abbiamo accennato qualcosa a Viola. Non, non, vado, sì. non vado oltre, altrimenti ve le, ve le, ve le leggerei tutte, eh, ma sarei contenta solo, solo, solo io. Temo. Ehm, per scommessa, sì, io sì. dico per scommessa, cosa e mi ecco risponde questo... Massimo? Sì, ti rispondo che è nata proprio per scommessa con me stesso perché quando ho finito Viola, così non sapevo bene cosa fare, e vabbè, continuiamo a scrivere poesie, però mi sono messo dei de, de, de canali, no? dei de limiti, cioè voglio fare una scommessa con me stesso e scrivo 100 poesie in un anno, e, e, e ci sono riuscito. E quindi la scommessa era questa, era. ed era in realtà un volano per, per saziare il mio desiderio di scrivere poesie e darmi un orizzonte. ecco. 100 poesie in un anno. Eh, eh, devo dire in meno di un anno. Ce l'ho fatta in 11 mesi. Credo, Però, eh, se ben ricordo. Sì, eh, è questo... un'altra domanda. Perché ci sono così tanti poeti? E poi, inoltre, esistono corsi e scuole? Eh... eh, eh, questo, eh I corsi e scuole sì, ma bisogna, bisogna dargli il giusto peso perché... Queste, cioè lì uno può deve avere il talento deve avere un dono eh, perché se no non c'è scorso scuola che tenga ecco quella può affinare può sì è, a, a condurre meglio convogliare le energie ma insomma eh, centrare meglio l'obiettivo ma se non c'è quello no, non c'è niente no concordo anche perché proprio il problema dice perché ci sono così tanti poeti proprio perché l'abbiamo detto forse tutti, tutti quanti abbiamo almeno, almeno una volta nella vita abbiamo scritto una poesia. Certo. In secondo luogo, secondo me, perché la poesia è eh, una scrittura di getto immediata, yeah. mh, quella, la, la poesia di, di tutti i giorni è quella che veramente scriviamo. Scriviamo tutti qualcosa di getto, di immediato, di non, di non mediato, non pensato, veloce. Uh, quindi tutti i poeti, ma quando si tratta poi di doversi occupare seriamente di poesia e quindi di avere delle pubblicazioni di valore, non ci sono corsi, non ci sono scuole che tengano. C'è il talento, c'è sicuramente lo studio. Io ritengo che nell'ambito della poesia dove posso entrare un corso sia semplicemente nel dare una guida di lettura a certo. quelle che sono certo. poesie, una guida di lettura perché si approccia possa avere l'idea di che cosa significa scrivere una poesia di che cosa va sotto il cappello di poesia perché poi ci sono tantissimi modi di fare poesie possono esserci rime sparse ma si può anche seguire una metrica ehm, precisa non eh, ma anche le rime sparse hanno a loro volta bisogno di risuonare di cantare eh certo. perché ciò che si le, le, i termini che si selezionano all'interno di una poesia devono in qualche maniera cantare. Quindi per scommessa 100 poesie in un anno. In meno di un anno, sì. In meno di un anno. Senza sforzo? Sì, senza sforzo. Venivano così, no, no, senza sforzo particolare, no. Non mi distraggo, mi segno solo le vostre domande che vedo apparire a video e in modo da poter poi rispondere, rispondere piano piano. Ma che scommessa, accidenti Massimo, comunque perché um, è una pratica quotidiana. Sì, quasi sì. Sì, magari ma non, quando... non di scrittura, ma magari di elaborazione interiore e poi che si trasferisce in scrittura, sì. Cioè, scrivo... perché arriva come prima cosa arriva per prima, per prima cosa? Beh, arriva tipo magari una frase una parola un'impressione un eh, e poi da lì si elabora e su questo si, si crea un volano di, di energie ecco e poi c'è il mistero che appunto neanche io so come succeda eh, la, la poesia è inspiegabile ecco anche a te stesso no? No, no, non è un procedimento logico, razionale, conseguenziale, matematico, ecco. Parti con un piede io tante volte, mi parto con un piede, c'è cioè, nel senso, cioè, e poi mi, mi trovo una posizione che, si, che sderazza e va in tutt'altro senso. E vabbè. E mi prende... spiazza. E spiazza. E prende Ma vita sono... sua, però. perché... Certo, autonoma, autonoma. Sì, sì, se no è per conto suo, va per i prati, vanno non so dove va. Eh, e Massimo, di... Massimo Pedro diventa un mezzo al servizio della musa in quel caso perché sì, penso, penso di sì sì sì, sì. Um, ho notato una cosa mh, occupandomi insomma di, 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 di editoria a, a diversi livelli um, che sono mol molti i giovani che si stanno seriamente occupando di poesia e quando dico seriamente intendo proprio dove c'è uno studio, una, una, volontà di, una volontà di raccolta in siloge, ma uno studio, anche la voglia di dare un, un significato unitario al siloge poetico. E ho visto che si stanno facendo ottime, ottime cose. Mi viene in mente Enrico Salvaggio, che è un ragazzo che ho conosciuto poco tempo fa, un, che è un bravissimo, un bravissimo poeta e viene però anche da pensare che c'è ancora spazio da domandarsi forse, ma c'è spazio per la poesia nell'editoria di adesso? Ma eh, io penso che ce ne sia tanto, eh, però deve, deve lottare e confrontarsi con un mondo di un universo linguistico sempre più eh, impoverito. Sempre più banale, sempre più dozzinale. Quindi la sfida diventa estrema, ultima. Se, se è per fare buona poesia, se è per, fare, per raccontarci eh, la mamma è buona, la mela è bella, allora sì, ma, ma se vogliamo andare oltre, un pochino oltre, e eh, allora è una battaglia all'ultima all parola. E eh, lì volevo arrivare infatti perché quello che ho anche notato, ora, laddove non c'è davvero, quando parlo di studio e impegno serio, parlo anche di studio e impegno proprio sulla parola, sul termine, sulla ricerca, quella, la ricerca veramente quella che ti fa stare ore con un verso finché non trovi quel termine giusto, mentre dall'altra parte vediamo vendute, molto vendute, tante raccolte che però appunto hanno 500 parole. Sì, come le eh, sbarre, se eh, vogliamo fare un piccolo riferimento. Nel senso, in cui il vocabolario del poeta è talmente limitato che di conseguenza anche la sua, il suo vocabolario di vita mi verrebbe da dire, il vocabolario della vita del poeta è così limitato che di conseguenza anche la sua poesia si trova limitata nell'espressione. Ma, ma, ma certo, ma perché è come un pianista, un concertista che si allena tutti i giorni sulle tastiere, delle, fa le scale, tira, tutte queste cose qui, e lo stesso è per un po', perché se gli mancano il do, il re, il mi, il fa, che cosa fa de, de, della sua orchestrazione? Cioè uno de, per orchestrare la sua poesia deve avere più, più note possibili a disposizione del pensabile, questo, questo è il punto, e quindi c'è la ricerca, pure perché le parole... Isolate, sono in una, non sono in una gabbia. La parola usata tecnicamente può avere riverberi, risorse e anche altri contesti, completamente in altri. Ecco, e questa è la magia, è la vera magia della è poesia. Questa. Utilizzare, la leggo sempre Facebook. User, non vedo il suo nome, mi perdoni. La poesia è cullata nell'angolo più tenero del nostro cuore, emerge attraverso un fiume di incostro. Che, che estrosamente si versa sulla carta bianca o ingiallita della nostra vita. E tutto questo può succedere solo a chi la poesia ce l'ha intrisa nell'anima. Ah, Gabriela, abbiamo una poetessa Bene. Che, interviene, che interviene, autrice. Beh, sì, Gabriela, indubbiamente. Lei dice emerge attraverso un fiume di inchiostro che estrosamente si versa sulla carta bianca della nostra vita eh, Massimo ma lei ha un poeta preferito? beh più, sì, più, più di uno però eh, diciamo uno che mi piace in maniera particolare eh, sia Caproni e Ungaretti questi mi piacciono molto Sbarbaro sì. pure beh, caproni, caproni nel, nel, nel mio cuore di, caproni nel mio cuore di genovese ha sicuramente uno uno spazio riservato eh beh, caproni è un grande ehm, quindi allora a, aumentare il proprio vocabolario sì. osservare leggere sì. quali altri consigli possiamo dare a chi intende a chi intende um, approcciarsi alla poesia? Beh, individuare qual è il, lo spazio del, del suo mistero. E questo, penso che sia: di, di riuscire a individuare questo spazio e di riuscire a, a cimentarsi con l'indicibile di questo mistero e renderlo dicibile. Abbiamo un altro intervento, ehm, e questo è un, è un suo lettore. Il, il tono di per scommessa è diverso rispetto a Viola. Credo che per Tony intenda il registro. Credo, che sì, si sì, sì, sì. La voce di per scommessa, la voce in per scommessa sembra farsi più pensosa. Sì, sono d'accordo, sì. C'è più. Che differenza è corretta questa osservazione? In per scommessa c'è un'intimità maggiore, forse? Mi, mi pare di sì, penso di sì. Penso di essere d'accordo con eh, l'ascoltatore. Ma qual è la differenza? Se, se lei dovesse parlarci di entrambi i libri e dirci e spiegarcene le differenze? La viola. E per scommessa c'è proprio una sono due silogi poetiche ma c'è una differenza di impostazione di approccio beh eh, no io penso che innanzitutto c'è proprio fasi di maturazione che poi ti portano ad altro ad altri oggetti di indagine tant'è vero che un altro libro di poesie che ho pubblicato recentemente notte metropolitana e, e su tutti gli altri registri insomma perché il fatto che appunto si diceva che uno scrive sempre la stessa poesia no? in 18 libri sempre lo stesso e invece non è così è inseguire, inseguire la propria evoluzione interiore inseguirla inseguirla con le poesie con, con il tema col dibattito con quello che, che senti quel momento che a te è catturato dalla tua attenzione per esempio in in viola io cercavo di alleggerire il tono pensoso, il tono un po' urticante di una poesia noiosa e cercavo appunto per quello di mettere anche il dito con l'ironia. No, però adesso ho superato questa fase e so, sto su altri territori, insomma, cioè, non, non, non rinnegando niente. Eh. Su che territori sta veleggiando, Massimo? Beh, eh, su territori diciamo eh, è un po' difficile perché eh, quelli che sono, eh, quelli su territori dell'esistenza, la riflessione sull'esistenza, particolarmente su quello. Un altro nostro ascoltatore si, si chiede, la povertà di vocaboli meriterebbe effettivamente una riflessione seria. Che fare? Leggere, leggere, ma non leggere, poi lascio rispondere Massimo, ora rispondo io, leggere, ma non leggere ciò che è ne necessariamente nelle proprie corde, ma leggere ciò che si vive un pochino come ostico. Allora, ce ne allora a quel punto si è obbligati a soffermarsi. E ad allargare il vocabolario è inevitabile finché si continua a leggere ciò che è sempre nelle proprie corde saranno sempre alla fine le stesse cose declinate in maniera differente ma sempre con un vocabolario inevitabilmente limitato quindi il mio consiglio è leggere con criterio quello di massimo ma eh, leggere ma non, non basta secondo me eh, quello di Davide come una grande indicazione di base ma è avere il sapore delle parole in bocca e nell'anima, cioè nel senso di avere una grande bello. Eh? Che bello. Eh, grazie, una, una grande consapevolezza di quello che si dice eh, e che cosa si vuol dire, perché noi, se uno ci fa caso, passiamo le giornate a parlare di cosa? Di elementi quantitativi e di date, cioè di quanto e di quando. E quello è quanto costa quello, quando è che ci vediamo? Questo è quando e quanto, ed è una maglia, sono maglie strettissime rispetto all'anelito dell'essere umano, che è molto più ricco, molto più vario. Ecco, certo. e, e quindi assaporare le parole, sapere il sapore della parola, di cosa voglio dire, che poi non è quella cosa ultima, ben definita, che ci ha insegnato il linguaggio tecnologico, che ci diceva allora di fare questo, questo e quest'altro in maniera chiara e tutto torna. La lingua non è solo questo, non è uno schema analitico e non è una somma matematica. Massimo, vogliamo... Vogliamo accontentare un, un suo lettore che, che chiede di, di sentire una poesia letta da lei? Eh, io volentieri, ma adesso qui non ce l'ho sotto mano. Mi chiedono, bene, vediamo se, se riusciamo a farlo, eh, se, se in qualche maniera ci riusciamo, perché mi chiedevano appunto, qualcuno l'ha sentita a teatro e quindi avrebbe, avrebbe mh, avuto piacere di, di sentire forse la, la, una di quelle che preferisce insomma o, o come mh, mh, o quello che, che vuole io mi, mi, mi fermo per il momento con la lettura e le chiedo invece la differenza di approccio di massimo pedroni quando scrive poesia e quando si trova davanti invece il foglio bianco del veicolo romanzo. Dunque, eh, a parte che cioè, il meccanismo del romanzo ha tutta una struttura che devi creare e che deve avere dei nessi logici, eh, di, eh, di, di trama, legati che abbiano un senso. E, e ti porta a un certo tipo di responsabilità che è quella diversa dalla poesia. Ma eh, un'altra un cosa è quella che so, tra l'altro, eh, è il futuro, prossimo impegno che farò con Fuorilinea che sia, dovremmo pubblicare a breve uno, un, un testo teatrale che è nato in modo assolutamente casuale, che si chiama L'Albero ed è l'Albero perché l'incontro tra Samuel Beckett e Giacometti, lo scultore, Alberto Giacometti. E tutto questo è nato semplicemente dalla visione che ho avuto di vedere una foto su un quotidiano, eh, la pagina culturale, che è una vecchia foto degli anni 50, dove si vedevano eh, Beckett e Giacometti che si incontravano per la prima volta, non eh, so, so, so se era la prima volta, ma insomma era proprio che si incontravano perché... Eh, Beckett era completamente insoddisfatto di tutti gli altri scenografi e cercò Giacometti per fare la scenografia di Aspettando Godot e l'albero che fece Giacometti fu eh, potentissimo, eccezionale diede il sapore a tutta la rappresentazione e da questa, da questa fotografia mi è nata l'ispirazione per scrivere un atto unico su questo incontro che adesso pubblicheremo con Fuorilinea verrà rappresentato speriamo è eh certo spero spero di sì speriamo di sì beh ci vogliono due interpreti veramente buoni eh? abbiamo ma ehm, mi ha anticipato quello che, che sarebbe stata una mia domanda cioè i progetti futuri sì beh questo è il progetto futuro sì sì quello che, che abbiamo in campo ma io non ci credo che Massimo Pedroni abbia solo questo progetto nel taschino No, questo è quello che sta realizz in realizzazione. In altro poi c'è un, 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 un profilo poetico che devo ch terminare. Che ha un titolo eh, che ricorda un saggio di Mario Prats ed è, è nel caso nostro Il fuoco, la sabbia e il, il coso, e il, il sangue, mi pare. Il, il fuoco la sabbia, e il sangue, mi pare. E sto lavorando su questo. Ah, no, nel fuoco la sabbia, e il diavolo e il diavolo nel fuoco la sabbia e il diavolo. Sì, 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 sì. Ed è un progetto? Che sto scrivendo, sto scri è un poetico, di poesia. Di poesia, sì, Ma, da, da se questo titolo mi, mi porta ad avere un'immagine un di quello che può essere il risultato. Il fuoco la sabbia e il diavolo si sì, bisogna parlare del diavolo esiste forze del male e ci confrontiamo su questo però questa è un'epoca che fa finta di niente ma il diavolo non è chiaramente quello con le corna eh? questo, queste cose così però insomma che poi ci si confronta tutti quotidianamente e eh beh sì ma poi del resto ma si fa presto a, di a dimenticare che il concetto di bene da solo non sta in piedi, no? No, certo, certo. certo. Che non sarebbe. Viva la poesia, sempre. Eh, viva no. la poesia. Abbiamo, abbiamo commenti entusiastici. Ogni tanto, ogni tanto vedete che mi scappano gli occhi, mi giro a destra e a sinistra perché um, vedo, vedo commenti che arrivano, che arrivano da tutte le parti. Eh, sì, bisogna parlarne del diavolo. Sì. Ed è un grande mm. motore poetico. E lo è sempre stato diciamo qualcosa in più massimo e cioè, penso che proprio e il male l'oscurità eh... il diavolo tra virgolette è una delle spinte per arrivare alla luce che si cerca con la di raggiungere con la poesia a un momento di nitore eh, de delle vicende de della vita Impalpabile ma vero, grande, emozionante. Ecco Massimo. Un'altra domanda eh, dalla, da un nostro ascoltatore che ascolta da Arena Letteraria di Roma: il suo rapporto con la religione e la teologia? Ma dunque, il mio rapporto con la religione è che con il tempo ho avuto una formazione cattolica da bambino molto impegnativa, molto forte. Vengo da una famiglia da parte di madre molto cattolica e, con l'andare del tempo, mi sono riavvicinato molto a, a, alla religione. Ma me ne ero distanziato pure perché non trovavo eh, così, eh, personaggi che potevano dare risposte per, per quella fase di età agli interrogativi che io ponevo. Ecco. però, è presente in me, è molto presente. La invece, um, scusi, stavo, perché stavo, stavo riflettendo, stavo riflettendo. Questa domanda mi porta a pensare che forse più che con la religione, la teologia di per sé, il dogma, quindi no, a me viene inevitabilmente mm. da associarlo, è più una questione di spiritualità. Certo, certo, certo. Che permea in effetti ogni, ogni, ogni nostro momento se solo ci dessimo il modo. Di ascoltarla. Infatti il, il, cioè la poesia è un punto di ascolto. Ecco, quindi la forse proprio un... questo fa il poeta, regala un occhiale. Sì, anche sì, sì. Sulla, un occhiale con panorama sulla spiritualità, sì. laddove sì. appunto c'è il sacro, ma e dove è sacro è... Attenzione, non parlo di cose, parlo di un fiore, parlo di un, di un filo d'erba. Certo, certo, certo. Filo certo. d'erba che non c'è un filo d'erba uguale all'altro in tutto il mondo. Questa è una cosa che, secondo me, è già abbastanza sconvolgente, già una dimostrazione di sacro potentissima. Sì. Ci si potrebbe scrivere di tutto sul fatto che non esista un filo d'erba uguale all'altro. Esatto, sono d'accordo. Sarebbe un ottimo spunto. Proviamo <ride> proviamo a lanciarla ai nostri ascoltatori se ne avete voglia. Questa idea, qualcosa, cosa vi ispira un filo d'erba? Qualcosa di breve, lasciatecelo nei commenti e poi risponderemo. Interessante, Beh, che bene. suggestioni vi dà un paio di versi sul filo d'erba? Allora, San Giovanni della Croce anelava al buio per percepire un bagliore di luce, un po' come fa il poeta, ci chiedono? Sì, sì, penso proprio sia così. E dalla ricerca del. uno sta immerso nel buio anche della quotidianità, no? E poi cerca de, degli spiragli di luce con que, seguendo questi percorsi oscuri, eh, sconosciuti, però che, che, che vincono alla fine e creano questi squarci con la poesia. Con la poesia. Con la poesia. Cosa possono fare pochi, pochi versi? Quante suggestioni e quanti, e quanti riverberi possono, possono avere? Bene, Massimo, io inizio, la, la ringrazio proprio, proprio tanto in realtà. Avrei, avrei un sacco di cose da, 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 da chiederle ancora e un sacco di la prossima volta vengo più preparato con i libri che leggo qualche poesia dai di poesie da leggere non saprei neanche come, come, come... noi siamo lontani perché è, siamo nella situazione assurda in cui io ho le sue poesie davanti esatto, non e, e il poeta non <ride> e il poeta il poeta invece non, non le ha um, no però chiudiamo Chiudiamo con uh, vediamo, chiudiamo con un'immagine. Chiudiamo con con una suggestione. Pesco a caso, Pesco a caso da Viola. Va bene. E vediamo cosa succede. <ride> che bella. Non glielo avrebbe consentito. Sapevano che il cielo aveva qualche asola scucita. Da lì apparirà sempre qualcosa, ora però bisognava dare il becchime alle magalline, l'uovo di domani. Sì, sì. E qui ci sono il piano alto e basso sempre, no? Ci sono problemi di linea? Un attimo, vediamo se si eh, ripristina. Eh, Atena è bloccata, quindi se Atena ci sente le chiedo di uscire, di rientrare. Nel frattempo, ecco, è tornata Atena. Scusate, buonasera a tutti, grazie. Ah. Sono tornata. Sono tornata. Mi sentite? Sì, sì, io sì. Non so se, se ci vedono, dovremmo essere ancora live, credo di sì. Scusatemi, è saltata completamente, completamente la linea. Ci siamo? Sì. Sì, ci Abbiamo siete. un altro commento, siete. andiamo avanti. Eccomi: la poesia ti brucia dentro, alla forza di rompente della bellezza senza concetto e senza utilità. Beh, io sul senza utilità non sono d'accordissimo. Beh, questa è una cosa molto dibattuta. Eh, infatti, a eh, poeti Ungareti, e questi qui, Montale, a cosa serve la poesia? A niente. Infatti la poesia, se si dice cosa serve, serve in senso, è un termine usato in senso utilitaristico, non serve a niente, è utile per l'anima, per la vita e quindi non serve. Serve l'idraulico per aggiustare un tubo rotto, servono i soldi per comprare il pane, se tutto questo serve e a servizio di... Invece la poesia non è servizio di nulla, è utile, che è una cosa un po' diversa. È questo per assaporare le parole? È servizio di nulla, serve a nulla, ma è servizio di tutto. Certo, ed è utile a tutto. Ed è utile a tutto. È utile. Bene, con il sapore delle parole in bocca e nell'anima. Massimo Pedroni, io ormai questa frase la faccio, la faccio mia. Perfetto, va benissimo. Ringrazio moltissimo Massimo Grazie di essere stato qui con noi tutti questa sera per questa bella chiacchierata, leggete, 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 leggete poesia. Vi ricordiamo il, la silloge è Viola, edito da Forilinea nella collana di poesia Rosso Sospeso grazie infinite e per scommessa ma adesso io nei link va nei commenti vado a mettere tutti i titoli così li possono ritrovare tranquillamente eh, i nostri ascoltatori grazie davvero per averci fatto compagnia grazie massimo per essere stato qui con noi stasera a parlare di poesia grazie a te grazie a voi tutti grazie buonasera a tutti buona serata mm <laughs>